Eingetragene Lebenspartnerschaft. No, no, no. Eingetragene Lebenspartnerschaft. Lebenspartnerschaft. Eingetragene Lebenspartnerschaft. Okay, ci sono, ci sono. Vai. Eingetragene Lebenspartnerschaft. Così lo chiamano il modello tedesco, che il governo ha preso esempio per il testo di legge sulle unioni tra persone dello stesso sesso. Compromesso, con il permesso di chi ancora adesso la pensa in modo diverso. Siamo il solo stato che su un tema delicato come questo non si è ancora espresso. Da destra una voce dice alt, chi va là? Va bene più diritti e tutela del patrimonio, ma la famiglia è solo mamma e papà. Perciò per carità non chiamatelo matrimonio. E dice ancora no alla reversibilità, che per i conti pubblici sarebbe un pandemonio. E dice sempre no alla possibilità di adottare e avere figli, a meno che non sia già proprio. Ma rimane ancora un altro nodo, già rappresentato dalla Chiesa, cioè il sacrificio di Cristo. Era per Adamo ed Eva, non Adamo ed Evaristo. Ma a quanto dicono nel sinodo c'è stata un'apertura agli uomo, cioè potranno avere le loro unioni, mentre invece gli etero solo lo sposalizio. Eingetragene Lebenspartnerschaft, così lo chiamano il modello tedesco, che il governo ha scelto come compromesso tra le posizioni sulle unioni dello stesso sesso. Oh zio, unioni gay, e siamo qua a menarcela fin dall'86. Siamo il solo stato che su un tema come questo non si è ancora espresso. Il momento è adesso.